Ciao a tutti, ciao ragazzi, eccoci qua alla terza puntata di Trova di nuovo il tuo ventre piatto con salute in movimento. Allora, questa volta vediamo una routine di tre esercizi utilizzando la Fitball o la palla svizzera. Allora, il primo esercizio è quello che io chiamo Matrix, tanto per capirci, perché mi ricorda moltissimo quel movimento che faceva il protagonista quando schivava le pallottole, perché andremo a fare un esercizio che coinvolge sia gli obliqui che il retto dell'addome e che in pratica consiste in questo: star seduti sulla palla, tenere già in precontrazione i glutei e in una posizione dove andiamo ad annullare completamente, possibilmente, le curve della schiena, andiamo ad inclinarci leggermente all'indietro, poi lateralmente, poi ancora indietro e poi torniamo su. E questo comporta una bella contrazione addominale. Poi andiamo a fare dei crunch normalissimi, naturalmente facendoli sulla palla, si va in completa estensione della schiena e quindi sono un pochino più completi. La respirazione è sempre la solita: inspiro quando sto iniziando l'esercizio ed espiro durante tutto il periodo della contrazione dell'addome. E poi faremo un ponte sempre pancia sotto, diciamo. L'abbiamo già visto nella prima puntata, fatto a corpo libero, quindi soltanto con il tappetino. Questa volta lo faremo con la palla e, avendo come appoggio la palla, naturalmente aumenta l'instabilità e quindi aumenta il lavoro e la fatica nel fare l'esercizio, perché bisogna cercare di non cadere dalla palla. Quante ripetizioni? Anche di questi esercizi, soprattutto del Matrix e del ponte rovesciato, cioè del ponte pancia sotto, siccome sono esercizi piuttosto faticosi, partiamo da 3-5 ripetizioni per poi arrivare anche a 10 ripetizioni, che sono più che sufficienti. Sul crunch si può anche tentare di partire già da 5-7 ripetizioni e poi arrivare eventualmente anche a 20. L'importante è che l'esecuzione sia sempre corretta e che sia sempre in sicurezza.